Pronto a tesserarti? Basta un clic! Se vi state domandando come tesserarvi, siete nel posto giusto per togliervi ogni dubbio. Connettetevi al sito bit.ly/osb-test oppure alla nostra pagina web oratorio.sb-ts.it e cercate nella sezione dei tesseramenti, cliccateci, oppure andate qui sotto nella descrizione e cercate i siti internet. Arrivati sul sito, vi basterà rispondere a un po' di domande e il gioco sarà fatto. Iniziate scegliendo la vostra data di nascita e la vostra provincia di nascita. Una volta completato l'inserimento, cliccate su procedi. Giusto, questa pagina potrete selezionare se siete maschi o femmine e poi potrete inserire il vostro nome e il vostro cognome. Una volta concluso questa procedura, cliccate su procedi e poi potrete proseguire. Ora selezionate un documento identificativo e inserite il vostro numero relativo. Completato l'inserimento, cliccate su procedi. Ed ora inserite il vostro codice postale e cliccate di nuovo su procedi per continuare. Nel caso non abbiate la vostra tessera sanitaria sotto mano, per individuare il vostro codice postale, vi basterà cliccare sul link per poterlo ottenere online. Ormai non manca molto, inserite i dati relativi alla vostra residenza, come la via e il vostro numero 5, il codice CAP e selezionate la provincia. Terminati tutti i passaggi, cliccate su procedi per continuare. Ora inserisci due recapiti di telefono che potrebbero esserci utili in caso di emergenza. Uno potrebbe essere il tuo e l'altro il tuo caro o responsabile. Scegli il numero di cura, poi clicca su procedi e continua. Avremo bisogno anche del tuo indirizzo mail per poterti raggiungere qualora ce ne fosse bisogno. Inseriscilo e consenti il trattamento dei tuoi dati personali all'interno del nostro portale web. Se mai dovessi avere dei dubbi, consulta attentamente tutte le condizioni attraverso il link sottostante. Ora scegli se desideri inserire altre persone oppure se preferisci concludere la procedura. Una volta scelto di concludere la procedura, potrai controllare i dati di tutte le persone che intendi tesserare e se lo desidererai, modificarli. Quando ti senti pronto, clicca su Salva le modifiche. Ora scegli se completare il pagamento pagando in oratorio oppure online grazie a PayPal. Se preferisci il secondo metodo di pagamento ti basta inserire i dati. Se invece non possiedi un account PayPal o preferisci pagare in oratorio, clicca su in oratorio. Concluso il pagamento oppure una volta scelto di pagare in oratorio, leggi attentamente tutte le indicazioni che ti verranno fornite e clicca su conclude e torna. A questo punto avrai concluso l'iscrizione in oratorio. Se hai scelto di pagare in oratorio, non scordarti di passare a trovarci per farlo, altrimenti il tuo tesseramento non verrà considerato valido. Se hai dei dubbi sul sistema dei tesseramenti, non esitare a guardare i nostri video relativi presenti sul canale YouTube. E visto che ci sei, perché no? Metti un like!